Dal celebre The Karate Kid di John Gilbert Avildsen ai film più famosi del leggendario Bruce Lee, senza dimenticare i titoli legati alla mascella squadrata e al fisico scultoreo di Chuck Norris. La 93esima puntata di Biancorossi News sposa cinema e arti marziali con tre ospiti di spicco: Matteo Inzaghi, direttore di Rete 55 e autore della trasmissione Cinemando, Fabio Sozzani, esperto karateka, e sua sorella Sabrina, campionessa mondiale di Aidongdo, antica arte coreana di estrazione della spada e di taglio, pronta a sfoderare la katana citando Kill Bill, famoso film di Quentin Tarantino del 2003. Sfoderiamo una katana? Ce ne sono tante. Questa è una katana per tagliare la carta, ma ho naturalmente la mia bimba, che è la mia spada, che è quella che invece utilizzo per le gare, quella che utilizzo per l'allenamento e quella che viene utilizzata anche nel film di Kill Bill. Quindi è un'imitazione, perché la lama non taglia, ma è comunque una spada. E perché si usa la spada? Perché la spada è il prolungamento del tuo corpo, è il prolungamento del tuo braccio. Nella filmografia vuol dire dare un'immagine di potenza, di forza, un po' come un pugno, un po' come una posizione. Vuol dire essere ancora più potenti, essere ancora più responsabili, perché quando si utilizza uno strumento come questo che taglia, è uno strumento che deve essere anzitutto pensato, ragionato, e naturalmente bisogna saperlo utilizzare nella maniera più intelligente e più sensibile ed emotiva. Mi piace, è stato molto bello ascoltare quello che state dicendo, che avete detto. Aggiungerei una cosa, che la filmografia segue un pochettino quello che è una tecnica di comportamento, una tecnica psicologica e, se vogliamo, spirituale o filosofica dell'andamento della nostra vita. Quindi negli anni 70 c'era una psicologia che naturalmente oggi è completamente diversa, e se noi vogliamo lasciare una traccia e ricordarci il personaggio e di conseguenza anche il film, dobbiamo farlo in un momento giusto e dobbiamo farlo soprattutto nell'epoca giusta.